creosota che serve. Una vecchia segheria. Che io sappia è invasa da un'orda. Un'orda bella grossa. Sì, questo... questo lo sapevo anch'io. Continui a volerti far ammazzare. Anche dopo aver ritrovato la tua signora. Dick! La riporteremo indietro. Boozer, no, no. Senti, posso farcela. Tu stai pronto. Ti chiamerò quando potrai entrare con il camion, ok? Lì concludo. Ok. Nello scorso episodio di Days Gone abbiamo... allora, abbiamo sconfitto la nostra seconda orda. E sì, in questo episodio... grazie al cielo. Ah sì, giusto, è vero. È ancora scosso, ma se la caverà. Una banda di randagi voleva informazioni sul vostro campo. Quanti uomini avete? Quante armi? Spero gliel'abbia detto. Ora le armi non ci mancano di certo. E vogliamo tenercele. I federali non possono più metterci bocca, non è così? No, immagino di no. Quando vedi Manny, digli... digli di tenere la testa bassa, se già chiudo. Ok, ragazzi, allora, come stavo dicendo prima, ho fatto un po' di missioni. Cristo, la Madonna. Ok. Allora. Mamma. Boozer dice che stai andando alla vecchia segheria. Io. Sì, Boozer è un gran chiacchierone. È il capo della sicurezza, è tenuto ad aggiornarmi. Ricordi quando ti ho portato alla segheria, vero? Ricordi quando ti ho mostrato l'orda che la occupa? Ah, certo, mi ricordo. Quell'enorme orda che vive, dorme e mangia lì dentro. Sì, certo, faccio di senti, Ricky, insomma, porca trota. Quando ero con la milizia, loro, cioè, noi, abbiamo creato una specie di Molotov potenziata. Molotov potenziata? Sì, esatto, come del napalm. Comunque, fidami, posso farcela. Ci servi, Dick, vivo. Ricky, ascolta, andrà tutto bene, non devi preoccuparti per me, d'accordo? So quello che faccio. Ricky? Sì, Dick. Sto solo accendendo delle candele. Ok. Sì, in realtà sono Molotov grosse e incazzate, ma hai capito che intendo. Sì, ok. Dì, concludo. Ok, qui sta... vecchia segheria. Dovrebbe essere facile, però... devo fare scorta di trappole, munizioni, Molotov e... qualunque cosa possa portare con me. Ok. Dove stanno? Ah, ok. No! Oh cazzo! Vabbè. Sta buon. Ah, eccoli là. Mamma mia, che rischio, sto correndo! Ok, dove stanno? Ok, ragazzi, allora cerchiamo di spezzarli. Oh cacchio.
via ritirata. Sono un bel po', come potete vedere dalla health bar, eh. Infatti questa è anche l'orda più grande di Days Gone. Ah! Eccolo, per il resto. Porco cazzo! Son tante, eh. Son tanti questi vai furiosi. Dicom! Raga! È stra difficile! No! No! Ah! Oh mamma mia, guarda quanti! Vabbè. Raga, è abbastanza complicato, ve lo dico. Cioè, si vede anche che è stra complicato. Wow, raga. Vecchia segheria. Dovrebbe. Ok. Facile. Spero. Il problema è che non so. Sorta di trappole, munizioni, molotov e qualunque cosa possa portare con me. Ma che palle. Dick. Dimmi, Ricky. Boozer dice che stai andando alla vecchia segheria. Ah, sì, Boozer è un gran chiacchierone. Ah, no, ok. È il capo della sicurezza, è tenuto ad aggiornarmi. Ricordi quando ti ho portato alla segheria, vero? Ricordi quando ti ho mostrato l'orda che la occupa? Ah, certo, mi ricordo. Quell'enorme orda che vive, dorme e mangia lì dentro. Sì, certo, non faccio di dimenticarla. Senti, Ricky, insomma, quando ero con la milizia, loro... Noi abbiamo creato una specie di Molotov potenziata. Molotov potenziata? Sì, esatto, come del Napa. Comunque, fidati, posso farcela. Ci servi, Dick, vivo. Ricky, ascolta, andrà tutto bene. Non devi preoccuparti per me, d'accordo? So quello che faccio. Ricky? Sì, Dick. Solo accendendo delle candele. Ok. Sì, iniziamo. Sono Molotov grosse e incazzate, ma hai capito che intendo. Sì, ok. Di concludo. Una fiasca. Ottimo. Chi è che ci è passato sopra, oh? Eccoli qua. Via. Ok, raga. Dobbiamo praticamente spezzare l'orda. Spezzare l'orda vuol dire praticamente prenderla in parti. Porca troia merda. Ok. Sarà utile. Ok, adesso occhio, eh. Praticamente i furiosi sono tutti di là. Cioè dove è attivato l'allarme della Nero. La maggior parte è di là. Mettilo, usa le trappole. Oh cacchio! Ma no, il tronco!
Ok, ragazzi, mi organizzo un attimo l'inventario e poi ritorno. Ok. Mi arrivano dal lato. Oh cazzo! C'era un'ombra, l'avete vista? Wow. Ok, tiriamoli di qua. Ok, venite qua. Bella. Ammazzo. Sono tanti, eh. Eccoli qua. Oh cacchio. Porco cazzo. Oh figa. Corri. No, vabbè, si buttano anche. Ok, dovrei averla tirata. Dai, Deacon, non come prima, eh. Mamma mia! Sì, ma... Oddio. Vabbè, raga. Mamma mia, che bordello che fanno. Sentili! Mamma mia! Porca beva! Quanti cacchio siete, oh! Oh cacchio. Non è che mi segue fino alla moto, giusto? Ok, no, facciamo così. Ammazzo quanti sono. Oh, merda. Lo so,
che devo triggerare, che devo fare questa missione, però. Infilati qui. Oddio! Dai! Levatevi dalle palle! Non lo puoi fare! Ammazza, sono straordinati! Corri! Dai raga, non è possibile, no, 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 no. Sera. Vabbè raga, ci sentiamo tra poco. Ok ragazzi. Ok ragazzi, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Manca poco, non farti inculare. Dico, non farti inculare proprio adesso, non mi morire ora. Ok. Dai, ci siamo quasi, ci siamo quasi, ci siamo quasi, ci siamo quasi. No. No, zio, no, 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 no. Un'altra orda! Potere della Firefox! Sono a secco. Sono a secco di munizioni, intendo. È finita l'orda. È finita. Io sto registrando, mi sono dimenticato la porta aperta. LOL. No, vabbè. Eh? Cosa? Beh, non ho bestemmiato, vero? Almeno questo. Beh, almeno ho sconfitto l'orlo. No, come? Basta, orde, hanno rotto le palle. Perché? Basta, basta, basta. Basta. Hanno rotto e bye. Ok, non so. No, vabbè, raga, qua non potete... Qua non, voi non capite, voi non potete capire, c'è il nostro amico Federico. E praticamente ha detto un basta in dialetto veneto, che è stato epicissimo. Stasera che c'è la live di Paladins e di Paladins. A posto, guarda. Eccolo là. Ok, sono finiti. Sì. Ok, finalmente abbiamo sconfitto l'orda. Ho anche tirato giù il presidio della Nero. E sono morto tipo 5 volte, appunto. Non ho neanche registrato le morti perché erano tantissime. E come potete ben vedere, guardate qua cos'ho. Zero munizioni di questo. Poi ho esaurito anche le trappole e gli oggetti da lancio. È allucinante. È stata l'orda più grossa del mondo.
Wow, che bomba. Sul serio. Ok, saccheggiamo la roba della Nero. Ah, giusto, Federico sta giocando ad Assassin's Creed Odyssey. Giusto? Questo mi aiuterà a concentrarmi. Ok, adesso devo anche cercare una roba della Nero, che è il registratore che praticamente ci dà più dritte su questo virus, no? Che si è scatenato e ha fatto tanti morti. Allora, adesso vediamo un po' dove c'è un'entrata fattibile. Qua è tutto barricato, qua dietro invece... No, 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 no. Di mortacci tua. Ok. C'era il LOL, non è vero. Altro di quei registratori. Eccolo qua, l'abbiamo trovato. Oh mio Dio, cos'è questo odore? Ah, giusto, è vero, lei è nuova. No, ah, oh, cavolo. Ok. Hanno acceso l'inceneritore a Wigwam. Che cosa? L'inceneritore a Wigwam, lo vede? Proprio laggiù. Sembra un'enorme saliera arrugginita. Soprattutto sento il tappo schifoso. Negli anni 60 ci bruciavano la segatura. Erano in funzione 24 ore al giorno. Sembrano minuscoli vulcani. E invece adesso bruciano i cadaveri. Questo è l'ultimo carico da Farewell. Vogliono chiuderla. Ci mandano in un'altra fossa comune vicino ad Arbute. Magari non ci sarà questa puzza. Già, speriamo. Ma no, non ci credo, mi dissocio. Beh, anche di infilarsi le baguette su per il sedere. Una bella tecnica del palo. Va bene, abbiamo finito quest'orda, adesso vediamo cosa c'ha da dire il nostro Boozer. Che cazzo, Dick? Mi sono perso il meglio. Yeah, la prossima volta io guido il camion e tu pensi ai furiosi. Perché no? Ok, adesso accosta laggiù. Come vuoi. Aspetta che ti rispondo su WhatsApp. Ok, bene. Ora torna al campo, ci vediamo lì. Boozer. Guida con prudenza. Cosa credi? Mi faccia saltare in aria? Va bene ragazzi, allora cosa vi devo dire? Niente, praticamente. Ho fatto anche una... Ho anche fatto una rima e niente. A quanto pare adesso ci ha sbloccato la missione finale che a quanto pare non puoi farcela da solo. Non puoi farcela da solo. Ti chiamerò quando sarà pronto. Grazie, grazie.
Prenditi tutto il tempo. Dick, ok. Sei sicuro di volerlo fare? Stanno arrivando, Ricky. Dobbiamo muoverci per primi. Hai ragione. Ok, Ricky, chiudo. Va bene, ragazzi. Pronti per l'ultima puntata di Days Gone? Wow, non ci credo che sta per finire ancora una volta. Dobbiamo attaccare Wizard Island. Signori, io vi do appuntamento domani, in cui ci sarà l'ultima puntata di Days Gone. Torniamo al campo e andiamo verso Wizard Island e distruggiamo la milizia una volta per tutta. Una volta per... Che cazzo ho detto? Volevo fare un discorso epico, ma vabbè, Federico ormai ha sputato un polmone. E eccolo qua. E niente, ragazzi. Vi saluto e... La milizia cadrà sotto i nostri colpi di cu... di armi. Non so che... Sono rincoglionito, ragazzi. Ciao.